Iniziamo la nostra lettura del Salterio col Salmo 69. È un testo che è particolarmente significativo soprattutto per i lettori cristiani, perché nel Nuovo Testamento è stato citato a più riprese e la tradizione cristiana, anzi successiva, l'ha letto come avendo quasi in filigrana la composizione La Passione di Cristo. Gli esegeti, cioè gli studiosi della Bibbia, considerano questo salmo come se fosse la combinazione di due grandi lamentazioni. Altri invece pensano che il testo sia unitario anche se è pieno di ripetizioni. Ecco, possiamo veramente dire che c'è un elemento che è facilmente comprensibile. Noi ascoltiamo una lunga lamentazione che riguarda il male esterno, il male rappresentato dai nemici, rappresentato cioè da coloro che ci assediano dall'esterno. Mentre dall'altra parte, in apertura, si sente che quasi il male è qualcosa di interiore, è qualcosa che si sente sbocciare dentro il cuore. Ci sono un po' queste due sensazioni. All'inizio prevale forse più il sentimento di una umiliazione interiore. Successivamente poi ci troviamo invece immersi in una specie di grande vortice di male che ci circonda. Ecco, soprattutto vorrei porre l'accento proprio su queste immagini che sono desunte dal mondo acquatico, affondo nel fango, sono caduto in acque profonde, l'onda mi travolge. È una rappresentazione questa tipica del mondo orientale che considera i gironi infernali come se fossero dei veri e propri ambiti, delle distese nelle quali si muove una specie di fiume lutulento, di fiume fangoso. Il nulla nella Bibbia è rappresentato spesso dal mare, il male è rappresentato dal mare stesso. E allora si riesce a capire perché ci siano queste immagini di soffocamento che viene introdotto da questo irrompere di acque terribili, di acque implacabili, di un diluvio vero e proprio. Ancora più avanti si griderà a Dio: salvami dal fango, che io non affondi, liberami dai miei nemici e dalle acque profonde, non mi sommergano i flutti delle acque, il vortice non mi travolga, l'abisso non chiuda su di me la sua bocca. È una rappresentazione simbolica quindi del male. Tuttavia c'è però anche, dicevamo, l'altro aspetto, questa sensazione di essere sottoposti a un assedio, di essere sottoposti anche più esattamente ad una vera e propria caccia da parte dei nemici. Ed ecco allora che scatta da parte dell'orante la maledizione. Ecco, una maledizione che si trova nell'interno dei versetti 22 e 23 e che è stata usata da parte del Nuovo Testamento come un'allusione per poter rappresentare un istante della vita di Cristo. Noi ricordiamo Cristo che è in croce, al quale viene dato da bere aceto. In realtà era una specie di bevanda che doveva avere una funzione anestetica. Ebbene, questa bevanda era composta anche con un vino molto debole, affine all'aceto, e qui si dice, in questo salmo, nei versetti 22 e 23, «Hanno messo nel mio cibo veleno, e quando avevo sete mi hanno dato aceto». È stato proprio questo versetto a far sì che il Salmo venisse considerato come un Salmo messianico dalla tradizione cristiana. Naturalmente nell'originale invece si voleva piuttosto dire che il cibo di chi mi fa del male diventi veleno, la sua bevanda diventi aceto, in modo che ci sia quasi una morsa alla sua gola. In conclusione possiamo dire che questo lungo salmo che ora ascoltiamo, il 69, è una pressante invocazione di aiuto in un momento di grande pericolo in cui il cibo, le acque,
Quell'acqua sono simboli che vogliono rappresentare il giudizio di Dio, un giudizio certo, per cui alla fine sentiremo che il salmo finisce, questo salmo di forte tensione finisce con una speranza nell'irruzione liberatrice del Signore. Salmo 69. Al maestro del coro, su I Gigli, di Davide. Salvami, oh Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno, sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Sono sfinito dal gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. Sono potenti i nemici che mi calunniano. Quanto non ho rubato, lo dovrei restituire? Dio, tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste. Chi spera in te, a causa mia, non sia confuso. Signore, Dio degli eserciti, per me non si vergogni chi ti cerca, Dio di Israele. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. Mi sono estenuato nel digiuno ed è stata per me un'infamia. Ho indossato come vestito un sacco e sono diventato il loro scherno. Sparlavano di me quanti sedevano alla porta, gli ubriachi mi dileggiavano. Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Per la grandezza della tua bontà rispondimi, per la fedeltà della tua salvezza, o Dio, salvami dal fango che io non affondi, liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. Non mi sommergano i flutti delle acque e il vortice non mi travolga. L'abisso non chiuda su di me la sua bocca. Rispondimi, Signore, il tuo amore è bontà. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Non nascondere il volto al tuo servo. Sono in pericolo. Presto, rispondimi. Vieni vicino a me, riscattami, salvami dai miei nemici. Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna, il mio disonore. Davanti a te sono tutti i miei nemici. L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma invano. Consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto. La loro tavola sia per essi un laccio, un'insidia, i loro banchetti. Si offuschino i loro occhi, non vedano. Sfibra per sempre i loro fianchi. Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente. La loro casa sia desolata, nessuno sia ospite nella loro tenda. Perché inseguono colui che hai percosso, aggiungono dolore a chi tu hai ferito. Imputa loro colpa su colpa e non ottengano la tua giustizia. Siano cancellati dal libro dei viventi e tra i giusti non siano iscritti. Io sono infelice e sofferente. La tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con il canto, lo esalterò con azioni di grazie. Che il Signore gradirà più dei tori, più dei giovenchi con corna e unghie, vedano gli umili e si rallegrino. Si ravvivi il cuore di chi cerca Dio, poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui acclamino i cieli e la terra e i mari e quanto in essi si muove, perché Dio salverà Sion. Ricostruirà le città di Giuda. Vi abiteranno e ne avranno il possesso. La stirpe dei suoi servi ne sarà erede e chi ama il suo nome vi porrà dimora.
Il Salmo 70 che ora ascoltiamo è una piccola supplica, la quale era stata però già usata nell'interno del Salterio. Noi la troviamo infatti citata integralmente nel Salmo 40 e nei versetti 14-18 di quel Salmo, un testo che tra l'altro noi abbiamo già ascoltato. L'avvio di questo salmo è famoso perché è diventato la preghiera di introduzione caratteristica della liturgia latina cristiana. Ancora oggi molte celebrazioni vengono introdotte con questa frase, che è la prima frase, il primo versetto di questo salmo, in realtà il versetto 2, perché il Salmo 70 ha un titolo, uno dei tanti titoli che sono stati aggiunti dalla tradizione posteriore, al maestro del coro di Davide in memoria, indicazioni che non sono facilmente spiegabili ora, ma che fanno parte comunque dell'uso liturgico del Salmo. Ebbene, il Salmo comincia così: «Vieni a salvarmi, o Dio, vieni presto, Signore, in mio aiuto». È il famoso «Deus in adiutorium meum intende», della traduzione latina, che veniva usato proprio come preghiera di introduzione. È per questo che il Salmo, che è una supplica nei confronti degli empi che stanno ironizzando sul giusto, lo stanno umiliando, questa supplica è diventata una preghiera abbastanza comune nella liturgia cristiana. Il Salmo comunque esprime l'atteggiamento fondamentale della persona credente che si rivolge al Signore come la base della sua sicurezza. È per questo che si dice che è uno dei salmi dei poveri del Signore, cioè di coloro che pongono la loro fiducia in Dio. Io sono povero e infelice, dice il salmista, vieni presto, mio Dio. Salmo 70 al maestro del coro di Davide in memoria. Vieni a salvarmi, o Dio. Vieni presto, Signore, in mio aiuto. Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre, Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare. L'ultimo salmo che oggi ascoltiamo è il 71, un testo che vorremmo idealmente dedicare a tutti i nostri ascoltatori che sono avanti negli anni, cioè che approvano la gioia, ma anche molto spesso l'amarezza della vecchiaia e della canizie. Infatti questo orante dice nel versetto 18, nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non abbandonarmi, finché io annunzi la tua potenza a tutte le generazioni, le tue meraviglie. Questo orante perciò è una persona che sente dentro di sé, lo dice anche lo sfacelo fisico, ma anche sente l'incomprensione delle persone che gli stanno attorno. L'anziano fedele chiede a Dio una cosa sola, di non abbandonarlo, anzi di affrettarsi a venire ancora accanto a lui. E questa preghiera è una preghiera anche attraversata dalla musica, perché l'orante dice di possedere ancora la capacità di cantare a Dio con l'arpa e con la cetra, proprio come era giovane, quando era appunto felice e sereno. Ma anche nella vecchiaia la fiaccola della fede diventa elemento di fiducia e di speranza. Salmo 71
In te mi rifugio, Signore, ch'io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia, porgimi ascolto e salvami. Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei il mio rifugio e la mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Sono parso a molti quasi un prodigio. Eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria tutto il giorno. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici, coloro che mi spiano congiurano insieme. Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, perché non ha chi lo liberi. Oh Dio, non stare lontano. Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. Siano confusi ed annientati quanti mi accusano, siano coperti di infamia e di vergogna quanti cercano la mia sventura. Io invece non cesso di sperare, moltiplicherò le tue lodi. La mia bocca annunzierà la tua giustizia, proclamerà sempre la tua salvezza che non riesco a misurare. Dirò le meraviglie del Signore, ricorderò che tu solo sei giusto. Tu mi hai istruito, oh Dio, fin dalla giovinezza e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non abbandonarmi finché io annunzi la tua potenza a tutte le generazioni, le tue meraviglie. La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, oh Dio? Mi hai fatto provare molte angosce e sventure, ma tu mi darai ancora vita, mi farai risalire dagli abissi della terra, accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi. Allora ti renderò grazie sull'arpa per la tua fedeltà, oh mio Dio. Ti canterò sulla cetra, o Santo di Israele, cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra e la mia vita che tu hai riscattato. Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la tua giustizia. Quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina. I salmi e la poesia. Una riflessione di Roberto Mussapi. La poesia e la letteratura d'Occidente conoscono la caduta nell'abisso, lo sprofondamento, l'angoscia del gorgo, della tempesta, attraverso la memoria del primo dei tre salmi e del motivo ricorrente nel salterio dell'angoscia dell'acqua. Nei libri biblici l'acqua è elemento di pericolo che richiama il caos primordiale. Quando Ismaele, il narratore della storia di Achab e Moby Dick nel capolavoro di Herman Melville, dichiara all'inizio del libro di sentire un'attrazione fatale e irresistibile per l'acqua, rivela la propria aspirazione a rituffarsi nel caos dell'origine, da cui ha origine e si genera l'essere. Ma Ismaele si salverà dal naufragio, unico dell'equipaggio. Perché? Forse perché è il narratore, il testimone, colui che parte per raccontare a noi esseri della terraferma i misteri dell'abisso e dell'origine. Ecco, la volontà di narrare lo salva. La storia, il senso della presenza nel tempo e nel mondo, risponde al cieco richiamo del caos originario. In questa
dialettica in questo contrasto si gioca la nostra esistenza, perché l'uomo orante nel salmo che sta per essere sommerso, nello stesso tempo arde, i suoi occhi si consumano nell'attesa di Dio. Immagine meravigliosa che riprenderà Dylan Thomas, un grande poeta del nostro secolo, in Visione e preghiera. Il mio occhio brucia nella sua mano. Superato l'abisso, superato il tempo e la storia, l'origine ultima a cui si ascende è Dio. Abbiamo trasmesso la puntata numero 118 de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Giulia Lazzarini e Giancarlo Dettori. È intervenuto Roberto Mussapi, consulente musicale Pietro Vultaggio, realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Laura Antonelli.